se controlliamo che. Ok. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, buongiorno. Allora, a me spetta questo compito ingrato di parlare dell'aspetto giuridico. In realtà già mi è stato dato un po' di in là dall'intervento precedente. L'ho intitolato, essendo un contesto divulgativo, l'ho intitolato, come vedete, lo spirito delle licenze open, come dire, per darvi proprio una panoramica generale e introdurvi al concetto di open licensing, di licenza open, con un approccio che vi farò vedere nelle slide, appunto, più che altro storico, diacronico, cioè partiamo dalle origini di questo fenomeno delle licenze open nel mondo del software libero per arrivare all'ultima sua manifestazione, all'ultima sua forma, che è quella delle licenze open per dati, così detto fenomeno open data. Allora, innanzitutto un po' di miei riferimenti per chi volesse poi approfondire. È ovvio che queste sono occasioni di divulgazione per incontrarsi, vuol dire, la prima volta che vengo a Novara a fare un incontro di questo tipo, quindi magari qualcuno viene incuriosito, toccato da qualche spunto che io lancio, ma in 40 minuti, in mezz'ora, non abbiamo il tempo di approfondirlo, magari dopo rimaniamo qua 10 minuti in più se volete fare due parole, però il modo migliore è ovviamente seguire i miei canali, e ho messo lì il blog, a parte i miei siti, diciamo, istituzionali, il mio è quello del mio studio legale, ma il mio blog, in cui parlo degli eventi, altri eventi come questo, in cui costantemente partecipo, ma anche LinkedIn per chi diciamo, ne fa un uso per rete professionale, ma soprattutto per avere aggiornamenti su eventi, iniziative, dibattiti, la mia pagina Facebook e il mio account Twitter. La pagina Facebook, sottolineo la pagina perché mi trovate anche con, diciamo, il profilo privato personale, ma vi invito a seguire la pagina perché almeno vi trovate solo le cose serie e professionali. Su Twitter ci sarà da divertirsi per chi vuole proprio leggerlo oggi, perché prima di venire qui mi sono trovato a discutere. Ieri c'è stata l'Authority Antitrust ha comminato una sanzione alla SIAE per violazione delle norme sulla concorrenza, e stamattina mi sono trovato a discutere con il direttore generale di SIAE su Twitter. C'è davvero da divertirsi, quindi vi invito ad andare a dare un'occhiata. Va bene, quindi questi sono i modi per rimanere in contatto anche dopo la giornata di oggi, e confido che poi vogliate seguirli. E approfitto per darvi anche il liberatorio fin da subito per fare foto, se volete fotografarmi, fotografare le slide e twittare, taggarmi, mi fa assolutamente piacere, non dovete neanche chiedermi il permesso. Parentesi per le slide, le trovate già sul mio slide share. Se voi cercate Simone Riprandi slide share, qualcuno magari che là dietro, se le vuole guardare sul tablet o sul cellulare, le può già vedere, sono esattamente queste, le ho caricate proprio prima di partire per arrivare qua a Novara. Allora, un paio di premesse concettuali per diciamo, preparare il terreno del nostro ragionamento. La prima premessa è relativa all'ambito in cui ci muoviamo, che è quello del diritto d'autore, e che capisco non sia noto a tutti, nel senso che non tutti sanno come funziona il diritto d'autore e cos'è il copyright. Molti vedono il simbolino, la C cerchiata, pensano di aver vagamente capito di cosa si tratta, sanno che è quella cosa che si trova nella parte più remota di un sito web dove ci sono i termini d'uso, l'informativa sulla privacy, ogni tanto c'è una C di copyright con scritto All Rights Reserved, tutti i diritti riservati, ma nessuno va davvero a cliccare per leggere che cosa ci sta dicendo il gestore del sito o il titolare, che ne so, di un'applicazione. Quanti di voi hanno magari anche oggi scaricato un'app sul loro smartphone o si sono iscritti a qualche piattaforma e hanno accettato i termini d'uso, no? Perché lo fate necessariamente, perché sennò non ve li fanno utilizzare. Però accettare i termini d'uso, fra cui anche la parte relativa al diritto d'autore, è un'attività che ha un peso giuridico, ha un significato giuridico. E già qui ci sarebbe da aprire tutto un capitolo sul livello di consapevolezza che gli utenti hanno sull'argomento diritto d'autore. In mezz'ora non riusciamo a farlo, non riusciamo a fare un seminario introduttivo al diritto d'autore. Trovate online tutti i miei corsi, quelli proprio veri e propri corsi di formazione sul diritto d'autore, quindi li potete approfondire. Però giusto per farvi capire di cosa parliamo, vi devo far vedere giusto due slide con i concetti generali. Il primo è giusto per capire che cos'è questa prima slide, per capire che cos'è il diritto d'autore, cominciare a evitare di confonderlo con altre forme di tutela, ad esempio confonderlo col brevetto è abbastanza frequente. Il copyright invece
copyright come lo chiamano gli americani, o diritto d'autore come lo chiameremmo noi, è l'istituto giuridico che tutela le opere creative, come ad esempio quindi le opere letterarie, le opere musicali, le opere fotografiche, l'arte figurativa, la cinematografia e anche il software. Ovviamente sono forme di creatività che si sono evolute anche con la tecnologia. Il software, la nostra legge del diritto, sul diritto d'autore è una legge del 1941 e nella sua prima concezione del software non parlava, ma perché? Perché nel 1941 non che non si forse già si poteva immaginare la teoria della programmazione c'era già, però il software come opera a sé stante tutelabile è arrivato negli anni 90. Le banche di dati sono arrivate anche successivamente, nella seconda metà degli anni 90. Un concetto fondamentale sul diritto d'autore, visto che il titolo della giornata di oggi è la libera diffusione delle idee, il tema centrale, ecco, attenzione però a non cadere nell'equivoco che il diritto d'autore, che è il copyright, tuteli le idee in sé. Questo è uno dei principali, delle principali fonti di equivoco. Il diritto d'autore non tutela l'idea creativa in sé, ma la forma espressiva con cui questa idea è stata estrinsecata. Cioè il diritto d'autore tutela il libro, non l'idea che l'autore aveva del libro, cioè l'opera come è stata davvero estrinsecata dall'autore. Se non ci fosse questo principio fondamentale, ad esempio, avremmo un solo manuale di matematica. Perché? Perché la matematica, ovviamente, a livello di contenuti, di principi, è sempre uguale a se stessa, cambia il modo con cui gli autori ce la spiegano, cambia il modo con cui gli autori ce la illustrano, decidono di organizzare gli argomenti. Ok, quindi non cadete in questo equivoco. Anche nel software funziona così. Nel software non viene tutelata l'idea, cioè non cosa fa un software, ma come è stato sviluppato, cioè il codice sorgente, cioè come lo sviluppatore ha concepito, strutturato e scritto il codice sorgente. Ok, quindi abbiamo tantissime applicazioni che schiariscono le fotografie, le rimpiccioliscono e le ritagliano. Ne abbiamo n.000, le possiamo scaricare tutte, alcune gratis, alcune no. Ciononostante, ognuna ha il suo copyright. Perché? Perché ognuna avrà un codice sorgente diverso, cioè degli sviluppatori che hanno scritto e fatto fare quelle funzioni in modo diverso, nonostante di fatto l'idea sia la stessa. Ok, quindi prima questione, prima leggenda metropolitana da sgombrare. Il secondo principio premessa sul diritto d'autore, sul copyright, è che il copyright è un sistema closed by default. In sostanza, il diritto d'autore è strutturato per tutelare tutto ciò che è creativo, tranne ciò che siamo sicuri che non sia tutelato. Esattamente il contrario di quello che della leggenda metropolitana che circola in rete, in internet, no? La leggenda metropolitana prevede che tutto ciò che è su internet è libero solo perché è su internet, e se uno non voleva che venisse utilizzata la sua opera non la metteva su internet. Invece il concetto è esattamente opposto: tutto ciò che non ho creato io è stato creato da qualcun altro, quindi questo qualcun altro ha dei diritti. Ne consegue che se non sono io l'autore e c'è un altro autore, questo autore sarà tendenzialmente titolare dei diritti, o lui o qualcuno a cui lui questi diritti li ha ceduti. E quindi io non mi posso prendere la libertà di utilizzare l'opera senza avergli chiesto prima il permesso. Quindi la regola generale è che, come rappresento in questa slide, che è una slide che io utilizzo in tantissimi dei miei corsi e che solitamente riscuote un certo consenso, vedete, la regola è che tutto sia sotto copyright, la parte arancione di sinistra dello schema. Tutto sotto copyright, tranne quando finalmente arriva la scadenza dei termini, perché per fortuna il diritto d'autore non è eterno, dura un tot di anni, adesso a seconda degli ordinamenti, a seconda del tipo di opera, però utilizziamo il criterio più noto, che è quello dei 70 anni dalla morte dell'autore. Quindi passati questi 70 anni dalla morte dell'autore, l'opera diventa di pubblico dominio, si dice, vuol dire che è libera a tutti gli effetti, e diventa, vedete, la C di copyright barrato indica appunto che sono scaduti tutti i termini e l'opera è finalmente libera. Ma prima che si arrivi a questi 70 anni dalla morte, pensate quanti sono 70 anni dalla morte, vuol dire che bisogna aspettare che l'autore muoia. C'è un autore, abbiamo visto dei ragazzi giovanissimi che hanno scritto, ok, quindi un autore che sviluppa che scrive il suo brano musicale, la sua opera letteraria a 18 anni e campa fino a 98, come gli auguro, l'opera è stata tutelata per 80 anni durante la sua vita, più altri 70, 150 anni, un secolo e mezzo di tutela. Pensate alla follia per quanto riguarda opere come il software, che sono molto soggette a una
una obsolescenza, diciamo, naturale, perché è legata all'evoluzione tecnologica. Quindi quando avete un'applicazione, un software sul vostro computer che è di 5-6 anni fa, già non lo sopportate più, perché ok, però la regola comunque rimane quella, ok? Per fortuna non è così rigida la situazione. Come vedete, c'è tutta la parte blu del nostro schema che ci dice che, viva Dio, ci sono delle eccezioni a questa rigidità. Quindi ci sono delle aree grigie, delle aree franche in cui ci possiamo muovere un po' più liberamente. E tendenzialmente queste aree di libertà in cui noi ci possiamo muovere, anche se c'è il diritto, anche se c'è ancora il diritto d'autore, cioè quindi non siamo ancora caduti nel pubblico dominio, sono o casi in cui è la legge a darci del margine, ci sono cosiddette, appunto, libere utilizzazioni, casi di libera utilizzazione che gli americani chiamerebbero casi di fair use, in cui appunto è la legge a dirci che, ad esempio, se c'è attività di ricerca scientifica, se si fa scopo di didattica, se non c'è scopo di lucro, se ci sono alcune, se si verificano alcune condizioni, allora io posso utilizzare liberamente l'opera senza l'obbligo di chiedere il permesso all'autore, perché appunto la legge ce lo dice. L'altro caso, che è quello di cui ci occupiamo esattamente in questa giornata, è il caso in cui è il titolare dei diritti a darci questa libertà. Io ho messo come simbolo le CC, le due C di Creative Commons, delle licenze open, che sono ormai diventate un po' il marchio più noto di questo mondo. Non sono le uniche, dopo vi farò vedere che c'è stata un'evoluzione per cui ci sono state tante altre licenze che fanno più o meno lo stesso lavoro, però le CC, le Creative Commons, sono le più note. E quindi in quel caso cosa succede? Che il libero utilizzo è un libero utilizzo che ci è stato concesso dallo stesso autore, oppure dal titolare dei diritti, che non è sempre l'autore, perché in alcuni casi può essere, ad esempio, la casa editrice, la casa discografica, la pubblica amministrazione che ha finanziato un progetto, via dicendo. Il titolare dei diritti lo chiamiamo genericamente. In quel caso è il libero utilizzo ha come radice non una norma giuridica, ma una licenza, cioè un documento privato, di diritto privato, una sorta di contratto, ma più un'autorizzazione, con cui il titolare dei diritti ci dice che possiamo fare alcune cose libere sulle opere. Ed è esattamente il tema del mio intervento, di questi prossimi quarto d'ora, 20 minuti. Quindi adesso parliamoci, sostanzialmente, viste queste premesse, andiamo col focus su quella parte là, cioè sulla gamba più a destra di questo nostro schema. Quando la libertà di utilizzo, nonostante ci sia ancora un copyright, viene concessa da un titolare dei diritti. Vabbè, questa è la norma che dice, la norma giuridica della legge italiana, vedete la 7 del 41, che dice questa la regola che abbiamo detto prima, cioè che tutto è sotto copyright. Perché? Perché il titolo originale dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera. Cosa ci sta dicendo questa norma? Che non c'è bisogno di nessuna formalità per avere il diritto d'autore, quindi qualsiasi cosa è stata creata da qualcun altro già in automatico ha dei diritti a favore di questo qualcun altro. Quindi voi, nel momento in cui avete scattato la vostra foto, scritto il vostro brano musicale, compilato il vostro codice sorgente dell'applicazione, già nel momento in cui avete concluso il lavoro avete già un copyright. Ecco perché c'è bisogno di una licenza open, ecco perché c'è bisogno di dirlo espressamente quando vogliamo che la nostra opera sia utilizzata liberamente. Perché se rimaniamo in silenzio e non diciamo nulla e mettiamo semplicemente questo file sulla rete, non stiamo rilasciando liberamente l'opera, la stiamo semplicemente mettendo lì. Ma non stiamo giuridicamente dicendo alle persone, ai soggetti che poi arriveranno su quella pagina, che possono davvero utilizzarla. Ok, quindi invertiamo la credenza popolare. Un'introduzione storica quindi all'open licensing. Dove inizia? Prima un ragionamento sulla etimologia della parola licenza, che, oddio, basta che qualcuno abbia studiato un po' di latino e sembra abbastanza scontato. Licenza ha in sé il concetto di licere latino, cioè autorizzare, dare un permesso, ok? Quindi una licenza d'uso per opere creative è in sostanza un documento con cui il titolare dei diritti regolamenta l'utilizzo della sua opera e ne autorizza alcuni, messo tra parentesi, usi. Cioè è quel documento che viene allegato all'opera e nel quale l'utente riesce a leggere cosa può fare e cosa non può fare. Prima qualcuno ha nominato le licenze proprietarie, dopo lo vediamo meglio.
quando voi comprate al Linux Day, non so se è l'esempio corretto, però quando comprate i computer, quelli diciamo che si trovano al Media World a €1, che ci vengono forniti come pacchettone tutto compreso, ci compriamo anche la licenza di Windows, volenti o nolenti, ok? Quella è una licenza in cui il signor Microsoft ci sta dando l'autorizzazione a utilizzare quella copia di Windows che è stata preinstallata in quella macchina, e la licenza la trovate alzando, adesso non so se quel computer lo fa o questo, sotto c'è no, normalmente trovate sotto un'etichetta con un numero di matricola con scritto Microsoft Copyright, e quello è esattamente il numero di matricola che collega quella macchina, quel pezzo di silicio e plastica, a un documento giuridico che è la licenza, che in realtà poi trovate la leggete all'interno della stessa memoria del computer, creando quel paradosso per cui io, per legge, la licenza devo comunque aver già comprato il computer, no? Non entrate al Media World e vi dicono: guardi, questa è la licenza, se ne va bene può comprare il computer. No, tu prima compri il computer e poi vai a casa dopo che hai pagato, leggi la licenza. Capite? Esattamente così. Però questo è il concetto. In quella licenza trovate le cose, leggendola troverete le cose che potete fare e non potete fare con quella copia di Windows. Essendo visto l'esempio, quindi una licenza proprietaria, troverete molte cose che non potete fare e poche cose che potete fare. Già il fatto di copiare quella singola copia del sistema operativo e portarla su un'altra macchina è non autorizzato, l'utilizzo non autorizzato. Quindi avremo a che fare sempre, quando parliamo di licenze, con un licenziante da un lato, cioè colui che dà i permessi, che dà l'opera con licenza, e dall'altra parte coloro che la ricevono, cioè i licenziatari o il licenziatario singolo. Ogni licenza d'uso ha due anime, io uso dire nei miei seminari, cioè da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera, e dall'altro invece stabilisce quali condizioni devono rispettare gli utilizzatori dell'opera. Più o meno le trovate tutte e due. Però a cambiare che cos'è? La proporzione tra queste due anime. Quando prevale la parte con le libertà concesse, parliamo di licenza open. Quando prevale la parte con le condizioni imposte, parliamo di licenza proprietaria. Ok? Ed è esattamente in questa metafora che io utilizzo spesso, vedete, licenza open e licenza proprietaria, che è la metafora del cartello che troviamo all'interno di un parco, all'ingresso di un parco. Questo è esattamente il concetto, cioè se noi entriamo in un parco, ok, ci possiamo entrare liberamente perché non c'è magari un lucchetto, però troviamo questo cartello che ci dice cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare se vogliamo rimanere all'interno del parco. Ovviamente se troviamo un cartello in cui non possiamo fare nulla, non puoi camminare sulle viole, non puoi fare il picnic, non puoi giocare a pallone, dici ok, grazie, passo, faccio un giretto al parco, faccio due foto e me ne torno via. Se invece troviamo un cartello di questo tipo che ci dice puoi raccogliere i fiori, puoi fare il picnic, puoi mettere una tenda e passare la notte, a seconda del tipo di libertà che ci vengono concesse, noi possiamo stare in questo parco e godercela un po' di più. Ovviamente ci sarà sempre una parte in cui vi dicono ok, non puoi accendere fuochi, non puoi, oppure puoi raccogliere i fiori, ma solo quelli nelle aree indicate da un certo tipo di cartello, che ne so. Quindi anche nel caso di licenza open ci sono delle condizioni che vanno rispettate, perché se non ci fossero delle condizioni allora sarebbe un pubblico dominio, sarebbe sostanzialmente un fai quel cavolo che vuoi. Esiste pure la licenza do what the fuck you want license, cioè fai quel cavolo che vuoi, che è ovviamente è una cosa goliardica per dire, è un pubblico dominio artificiale, possiamo dire. Però questo è un po' il concetto. Quindi la licenza open è lo stesso strumento che abbiamo ereditato dal mondo dell'informatica proprietaria, però invertito nei suoi effetti. Quindi la licenza è sempre una licenza d'uso, semplicemente quando l'hanno scritta, quando è stata scritta la prima licenza open, e dopo vi faccio vedere anche qual è stata, i legali, gli avvocati che si sono messi a scrivere il testo hanno cercato di sbilanciare la situazione a favore delle libertà che venivano concesse piuttosto che delle condizioni imposte. Questa cosa sembra un uovo di colombo, cioè sembra una soluzione banale, ma ci è voluto un bel po' di tempo e un bel po' di ingegno per trovare questa soluzione. E perché si è arrivati a tanto? La storiella di Stallman e di insomma, della sua stampante che non funzionava, no? Immagino che in un Linux Day non sia necessario ripeterla, però nel progetto GNU Richard Stallman è stato il primo che ha sentito come intollerabile
l'applicazione di un copyright, diciamo, all rights reserved, un copyright, tutti i diritti riservati all'opera creativa software, che in quegli anni era diventata sotto copyright. Perché? Perché Stallman, essendo uno sviluppatore che si è, diciamo, formato negli anni 70, era abituato a sviluppare software senza il pensiero del copyright. Perché? Perché fino ai primi anni 80 il copyright non era sotto nulla, scusate, il software non era sotto nulla, cioè non era tutelato da nessuna. Circolava liberamente perché non aveva una, era ancora, diciamo, a livello embrionale e non aveva ancora una sua appetibilità commerciale. Quando ha cominciato a diventare un bene ricercato sul mercato e quindi ad avere un certo valore, le aziende che producevano software hanno cominciato a dire: ma caspita, allora noi come tuteliamo questo nostro investimento? Ed è legittimo, io non mi sto facendo una questione morale, etica, cioè chi fa un investimento per sviluppare un'opera giustamente richiede che questo suo investimento non venga depredato da altri concorrenti che facciano la stessa cosa. Dice: io voglio avere una tutela. Allora il legislatore americano, che è stato il primo a cui è stata posta questa questione, ha deciso: ok, il software sarà tutelato da diritto d'autore al pari di un'opera letteraria, di un'opera musicale, via dicendo. Da lì in poi negli anni 80, anche gli altri paesi industrializzati, tra cui anche l'Italia negli anni primi e 90, hanno seguito questo modello, hanno creato delle norme per cui il diritto d'autore si applicava anche al software. Però appunto qualcuno all'interno dell'MIT a Boston non riteneva tollerabile questa situazione, perché era stato abituato a sviluppare software in un mondo in cui il software era di pubblico dominio, era libero di per sé. Allora, quando ha cominciato a vedere che la sua stampante non funzionava e che non aveva il codice sorgente per poterci mettere le mani, per poter migliorare i driver per la stampante, ha cominciato a pensare ad una soluzione. Quindi ha fondato il progetto GNU, ha avviato un progetto che sviluppasse del software libero, ma soprattutto ha anche interpellato qualcuno, all'epoca era Eben Moglen, cioè il consulente legale della Free Software Foundation, per trovare un escamotage, una soluzione anche sul piano giuridico. E la soluzione sul piano giuridico è stata esattamente questa, cioè la licenza open, cioè utilizzare lo stesso strumento che le case di produzione del software stavano utilizzando per chiudere, utilizzare questo stesso strumento per riaprire. Ok? Quindi è stata sembra una cosa banale, ma è stato molto scaltro. Due domande che si erano poste all'epoca e che pongo anche a voi per farvi riflettere sul senso dell'open licensing. Allora, se l'obiettivo era quello di lasciare che l'opera venga utilizzata liberamente, cioè che venga che circoli liberamente, perché applicare una licenza? Non basterebbe, come abbiamo detto prima, diffonderla e non dire nulla a riguardo? Ormai vi ho già risposto a questa domanda, dovreste già capire che è un no secco, perché mettere un file, lasciare in giro un'opera senza indicazione sul copyright non implica che sia libera, perché c'è sempre quella regola generale che abbiamo detto prima, c'è tutto sotto copyright tranne ciò che sono sicuro che non è sotto copyright. Ergo, ci voleva una licenza per dire questa cosa. E due, questo è già un pochino più sottile, se l'obiettivo era quello di lasciare che il software fosse il più libero possibile, perché non rilasciarlo in pubblico dominio? Perché non semplicemente, invece che mettere una licenza d'uso, aggiungere un disclaimer, quello che dicevamo prima, do what the fuck you want, cioè fai quel cavolo che vuoi con questo software. E qualcuno l'ha fatto, c'è software rilasciato in pubblico dominio. Il problema è che il pubblico dominio permette anche che arrivi la software house di turno e richiuda il codice sorgente. Questo era il problema che andava risolto, capito? Quindi rilasciare software sotto pubblico dominio, cioè dire fatene quel cavolo che volete, ok, arriva la Apple di turno, la Microsoft di turno, la IBM di turno, ok, se è libero, allora io prendo questo pacchetto software che magari qualcuno si è fatto facendo pure fatica, spendendo ore e ore di lavoro, lo infilo dentro uno dei miei prodotti e tolgo il codice sorgente, così di fatto l'ho fatto ritornare al proprietario. Quindi ci voleva un meccanismo che garantisse l'apertura anche sulle opere derivate. E questo meccanismo poi viene chiamato, come vedremo dopo, viene chiamato copyleft e viene inserito nella prima licenza, nella licenza capostipite del mondo open. E infatti adesso abbiamo una parte, visto che siamo a Linux Day, insomma, è vero che devo parlarvi anche di libera diffusione delle idee in senso generale, però una parte sulle licenze open per software. Cioè, ho già notato un refuso open invece che open. Vabbè, questa è la storia, vedete.
quello che dice la storiella che vi ho raccontato prima, dei primi anni 80, in cui Stallman inizia a percepire questa sofferenza, poi si trasforma in un progetto concreto, in una licenza vera e propria, nel 1989 con con il primo rilascio della GNU General Public License, la nostra licenza capostipite, la prima, apre, diciamo, le danze. E vedete dalla mente di Richard Stallman e di Eben Moglen nel 1989. Poi cosa succede? Che poi il movimento del software libero comincia a evolversi in quegli anni, arriva Linus Torvalds, quindi dall'altra parte dell'oceano, un europeo, e aggiunge quel pezzo mancante al progetto GNU per farlo diventare quello che di cui parliamo oggi, cioè GNU Linux. Infatti non dovremmo chiamarlo Linux Debian, GNU Linux Debian, perché Stallman ci dà tante frustate sulle dita. Torvalds aggiunge il kernel e finalmente abbiamo un sistema operativo davvero fatto e finito che può funzionare e di cui io non parlo perché in una sede come questa c'è gente che ne sa molto più di me. Però cosa succede? Che appunto in quegli anni ci si pone anche il problema del innescare un meccanismo di imprenditoria sul mondo del software libero. Perché? Perché iniziava a percepirsi l'appetibilità, no, di investire sul mondo del software libero. Solo che alcune aziende erano un po' scettiche, erano un po' diffidenti nell'investire in qualcosa che poi veniva dato liberamente. No? È una delle domande che mi fanno tutti. Io faccio libri, dopo li ho portati il cellulare nello zaino. Faccio libri open anch'io, no? E la domanda prima che ti fanno, ma scusa, chi te lo fa fare di rilasciarli open quando potresti tenerli chiusi e guadagnarci? Anche su quello ci sarebbe da valutare se io davvero ho quella, se io nella mia storia di 10-15 anni che faccio questo lavoro ci ho guadagnato di più tenendo i libri open o rilasciandoli liberamente, calcolando tutto l'indotto che si è generato. Però ecco, in quegli anni c'era questo dubbio. E allora, per innescare dei meccanismi imprenditoriali un po' slegati dall'aspetto etico-morale con cui Stallman e soci avevano avviato il progetto, si crea un fork e Bruce Perens e Derek Raymond fondano la Open Source Initiative, e quindi si inizia a parlare non tanto di free software, come si diceva fino a quel momento, ma di open source, quindi gli si dà una definizione che di fatto poi sotto è lo stesso concetto, cambia l'approccio, cambia il modo con cui se ne parla. Open source, vedete che mette l'accento su un aspetto tecnico, il fatto che il source, il codice sorgente, è liberamente disponibile e non più sul fatto che ci sia libertà come invece nel concetto di free software. Sembra una cosa da poco, ma questo invece permette di innescare una serie di meccanismi appunto virtuosi di capitali che arrivano, di aziende che investono e cominciano a creare attività imprenditoriale. Il termine open, l'aggettivo open, ha poi un successo semantico così forte per cui adesso ce lo troviamo in buona parte di tutti gli altri, diciamo, delle altre sotto derivazioni di questo mondo, cioè open data, open access, open content, ok? Quindi open è diventato poi rappresentativo di una filosofia, di un approccio. Infatti anche io oggi parlo di open license, di open licensing. Nel 2007 poi arriviamo alla terza versione della GPL, che è quella attualmente disponibile, e come vedete il dato che ho trovato più recente risale al 2014, quindi sarà assolutamente da aggiornare, però Black Duck, che è un'azienda che si occupa, è una di quelle che riesce a fare attività di business sul software libero, dice che di tutti i progetti open source il 37% utilizza la GPL o in versione 2 o in versione 3. Il kernel Linux è rilasciato con licenza GPL ancora 2, non sono lì, è una questione vecchia, non risolta, diciamo, tra Linus Torvalds e la Software Foundation. Comunque, sommando la V2 e la V3 abbiamo il 37%, quindi forse adesso anche maggiore, quindi quasi facciamo il 40%, che non è assolutamente poco. Ok, quindi questa è un po' la storia del software libero. Questo è uno schema, anche questo vecchissimo, che c'è su, questo si trova su Wikimedia Commons o su Wikipedia, è fatto molto bene, molto semplice, ma fatto molto bene, e mette a confronto i due mondi. Da un lato abbiamo il mondo del software proprietario a destra, e a sinistra invece abbiamo il mondo del software libero o open source. Vedete che gli insiemi software libero e open source
quasi coincidono, quasi, rimangono fuori per i due lati, diciamo, estremi. Però vedete che sopra c'è un insieme a L che è il software liberamente scaricabile, cioè quello che dicevo prima, il fatto che qualcosa sia liberamente scaricabile non c'entra nulla con la licenza open, non è open, è che semplicemente qualcuno se lo sta regalando, ok? Quindi tutte le applicazioni che scarichiamo su smartphone, non è vero, non è detto che siano licenze open, bisognerebbe andare a leggere le singole licenze, alcune magari lo sono, alcune lo sono parzialmente, via dicendo. Però il liberamente scaricabile non ha nulla a che fare, o comunque non necessariamente coincide con il concetto di open o di software libero, di open source o di software libero. E poi ci sono le sottocategorie di cui oggi non possiamo parlare, diciamo il mondo open, cioè il software in pubblico dominio, quello che dicevo prima, il do what the fuck you want, cioè fai quel cavolo che vuoi perché tanto è tutto libero, il tipo X386, poi il copyleft, le licenze copyleft, cioè quelle che hanno quel meccanismo per cui non posso chiudere il codice sorgente perché devo tenerlo aperto anche sulle opere derivate. Questo meccanismo che permette la trasmissione a cascata, virale, uno direbbe, in senso positivo, sì, espansivo, di viralità. Sono un esempio prima, no, di quando passiamo a software libero che va a crearsi con la catena di Sant'Antonio, per cui tu continui a mantenere quelle qualità. Sì, sì, sì. Allora, virale è un po' un termine utilizzato dai detrattori, per dire, ah, ma sembra che Dio mi contagia, virale. No, nel senso positivo, cioè se io sviluppo un'applicazione partendo da un pacchetto che era open, la licenza chiede che anche la parte che ho sviluppato io venga rilasciata con la stessa licenza. Quindi io mi sono avvantaggiato di una libertà che mi è stata concessa, l'unica condizione che mi viene chiesta è che anch'io rilasci e quindi anch'io conceda questa libertà alle stesse condizioni. Creative Commons chiama questo effetto, lo chiama share alike, condivide lo stesso modo, è molto chiaro. Nel mondo del software libero si chiama copyleft, effetto copyleft. Poi abbiamo il copyleft debole, il copyleft forte, ci sono delle gradazioni di forza all'interno del copyleft, della licenza LGPL, che è esattamente una licenza nata perché il copyleft classico, quello della GPL, era un po' troppo a volte rigido, e quindi ci sono situazioni in cui la LGPL è una licenza light, l'SGPL, una licenza GPL minore, ha un copyleft più debole, quindi permette in alcuni casi maggiore elasticità. Comunque, vabbè, questo schema se volete approfondire lo trovate, però questi sono esattamente i due diversi approcci, cioè anche se il fenomeno di fatto è più o meno lo stesso, a cambiare è l'approccio, cioè la Free Software Foundation nel mondo, appunto, sulle licenze cosa dice? Dice che la licenza di software libero per eccellenza, secondo loro, è la GPL. Quindi se tu vuoi fare software libero secondo la definizione voluta per Software Foundation, la cosa migliore che puoi fare è utilizzare la GPL. Se non vuoi utilizzare la GPL o non puoi perché hai dei vincoli particolari, allora loro dicono, hanno una lista, vi comunicano una serie di altre licenze che loro considerano compatibili con la GPL. Non è che le considerano per una questione di simpatia o meno, ma perché a livello giuridico le clausole di queste licenze si sposano, hanno gli stessi effetti che hanno la GPL. Nulla vieta di scriverci la nostra licenza, dopo lo diciamo, cioè voi avete lo zio avvocato esperto e vi fate la Linux Novara Open License, nulla ve lo vieta, sareste dei pazzi. Perché? Perché con le 80 e più licenze che abbiamo adesso sul sito della Free Software Foundation, dell'Open Source Initiative, sicuramente quella che andrete a scrivere sarebbe un doppione. Questo è poi il concetto della iperproliferazione di licenze. Però succede ancora adesso che la gente vuole iscriversi la sua licenza perché a volte è anche una questione di mettere, come dire, un marchio, no? Anche sulla licenza. Okay. La differenza è che l'Open Source Initiative cosa fa? Non ha scritto una licenza, ha scritto una Open Source Definition, cioè un decalogo di regole, diciamo requisiti, che le licenze devono contenere per poter essere definite open source. Ok? E questo approccio è esattamente quello che ha portato un po' alla proliferazione delle licenze, perché secondo l'approccio di Open Source Initiative basta che io rispetto le regole, i requisiti indicati nella Open Source Initiative e io ho il marchio, Open Source Initiative mi dice, me la accetta tra quelle open source e va a finire nella pagina del sito. Non mi posso dire di no. Ok?
E quindi infatti l'effetto è questo qua, che attualmente abbiamo circa, dato che questo magari è da aggiornare, perché è un esame che ho fatto l'anno scorso, quindi può essere leggermente da aggiornare, però più o meno abbiamo circa 80 licenze che rispettano i criteri della Open Source Definition, mentre il sito della Free Software Foundation presenta una lista di circa 50 licenze dichiarate compatibili con la GNU GPL. Ok? Sono tante, come dico in questo pezzo della slide, o forse troppe. Perché, come ripeto, oggi non riusciamo ad andare a questo livello di dettaglio, però le categorie sono circa 4 o 5. Dopodiché cominciano ad esserci davvero dei doppioni negli effetti, e quindi davvero tutta questa necessità di iscriversi la propria licenza io non la vedo. Anche quando vengo da me come avvocato, io faccio attività di consulenza su questi temi, a volte capita che ti chiedono di scrivere una licenza ad hoc, e quindi anche contro il mio interesse, perché la scrittura di una licenza io la faccio pagare molto di più come ora di lavoro rispetto a fare a spiegarti come usare una licenza che esiste già, però proprio per una questione di scelta etica e di approccio, tendenzialmente si va a cercare se in queste 80 o 50 licenze c'è già una che fa esattamente quello che tu vuoi fare. Ok? Quindi questo è un po' il chiuso il discorso delle abbiamo chiuso il discorso sulle le licenze open in ambito software. Adesso passiamo al resto del mondo, cioè la creatività umana non finisce col software, anche se qua siamo a Linux Day, però il Linux Day di oggi è dedicato appunto al tema più ampio della libera diffusione delle idee. E il fenomeno dell'open licensing dall'89, dalla prima diciamo pietra miliare dell'89 con la pubblicazione della GPL, inizia pian piano a spostarsi in altri campi, a diffondersi anche in altri campi. Prime sperimentazioni arrivano ovviamente quando con la seconda metà degli anni 90 inizia a diffondersi internet come fenomeno di massa, e la gente inizia a capire che effettivamente quello che gli informatici facevano già da una decina d'anni si può fare anche con le altre opere. Cioè, perché io posso rilasciare liberamente il codice sorgente della mia applicazione, ma non posso rilasciare liberamente, ad esempio, il manuale tecnico che spiega come funziona questo software? Non so chi di voi sviluppa, no? Quando si sviluppa software si crea anche molta documentazione scritta. Almeno il bravo sviluppatore fa così, poi so che non si fa sempre. Però il bravo sviluppatore scrive anche la documentazione, non è proprio un manuale, è la descrizione di quello che sto facendo all'interno del codice sorgente, che serve, è uno strumento necessario per quando poi altri sviluppatori dovranno mettere le mani su quell'applicazione, perché sapranno perché io ho messo quella funzione in quel modo e l'ho scritta con quel tipo di linguaggio. Paradossalmente avevamo negli anni 80 o primi anni 90 una licenza per diffondere l'applicazione, ma non avevamo una licenza per diffondere la documentazione. E infatti cosa succedeva? Nei primi anni la soluzione più semplice era quella di dire che anche la documentazione era sotto licenza GPL, anche il manuale del software era sotto licenza GPL. Piccolo problema: la licenza GPL è una licenza per software, è stata scritta e pensata per software, ha tutta una serie di clausole che parlano del codice sorgente, e quelle clausole lì su un testo letterario, su un'opera letteraria, tantomeno su un'opera musicale, tantomeno su un'opera videografica, non funzionano, tantomeno non fanno il loro lavoro. E allora si è cominciato a pensare di scrivere licenze più specifiche per opere che non fossero software, ad esempio la Open Publication License del 99, la licenza, questa è francese, la licence art libre, che poi noi abbiamo tradotto in italiano, sono stato il primo a tradurla, la licenza di arte libera per opere d'arte, la Free Music Pirate License, che era addirittura arrivata nel 2001 a una sua versione che non era neanche dichiarata definitiva, perché era una 0.7, quindi era sperimentale, e poi la Open Audio License della Electronic Frontier Foundation, che fa attività di divulgazione su questi argomenti. Vedete che sono più o meno tutte attorno al 99-2000-2001, gli anni in cui internet ha cominciato a diventare internet, a diventare un fenomeno di massa e non più qualcosa di riservato a ricercatori e smanettoni. E quindi sono gli anni in cui gli autori iniziano a dire, non so, autori che avevano il proprio blog, il proprio sito web, ma perché io non posso rilasciare i miei brani musicali, i miei testi letterari, i miei video, le mie foto
come, nello stesso modo con cui gli informatici rilasciano il software. Tutto il mondo del podcast di quegli anni. È iniziato, esatto, è iniziato pian piano. Quindi, dietro questa domanda, no, domanda offerta, allora qualcuno ha offerto le licenze. Però è arrivato poi, subito dopo, un altro fenomeno, che è quello di Creative Commons, ma lasciatemi mettere un focus sulla licenza FDL, perché quando vi ho fatto l'esempio della documentazione software era per arrivare a proprio dire questo, che per i primi anni la GNU GPL è stata utilizzata anche per la documentazione, ma poi il progetto GNU, quindi la Free Software Foundation, ha scritto una licenza ad hoc per la documentazione software, ovvero la GNU Free Documentation License, cioè una licenza creata dalla Free Software Foundation nell'ambito sempre del progetto GNU, principalmente per rilasciare documentazione software e materiale tecnico didattico. È comparsa nella sua prima versione nel 99, poi c'è stata nel 2000 o 2001 la versione 1.2, che è stata quella che ha avuto, diciamo, una maggiore diffusione, poi nel 2008 sono arrivati alla versione 1.3. Perché è così famosa? Uno, perché era quella era lanciata dal progetto GNU, e quindi tutti i progetti di sviluppo software open source importanti, quando volevano rilasciare la documentazione, la manualistica, utilizzavano questa licenza. Ma poi nel 2001 cos'è arrivato? È stato lanciato Wikipedia. Wikipedia, che all'epoca, io me la ricordo, era una cosa embrionale, che nessuno pensava che sarebbe diventato quello che è adesso, cioè ovviamente la prima fonte di qualsiasi ricerca su internet. Wikipedia è Wikipedia perché sotto ha una licenza open. Non so se avevate chiaro, cioè, Wikipedia è quello che è, cioè riesce a essere questa immensa fonte di informazione, perché è nata con una licenza open e quindi la gente ha cominciato a contribuire, ed è rimasta sempre open perché aveva quel meccanismo del copyleft che vi ho spiegato prima. E la prima licenza di Wikipedia era esattamente la Free Documentation License. Poi nel 2009 si è passati, cioè si è sostituita la licenza con la CC BY SA, con la Creative Commons Share Alike, che è esattamente la licenza delle 6 licenze Creative Commons che riproduce quell'effetto lì. Voi direte, perché non l'hanno fatto subito? Perché? Perché quando è nata Wikipedia le Creative Commons non c'erano ancora. Per un anno è stata, purtroppo hanno perso il treno per pochissimo. Però il progetto Wikipedia è stato lanciato nel 2001, le Creative Commons sono arrivate nel 2002. Nel 2001 viene lanciato il progetto, ma le licenze arrivano nel 2002 e quindi non sono riusciti a sincronizzarsi. Quindi nel 2001 viene lanciato un progetto molto lungimirante con l'obiettivo di creare un set di licenze che potessero funzionare per tutti i tipi di opere creative, cioè per la prima volta ci si pone non con aree settoriali, per cui una licenza per la musica, una licenza per la documentazione, una licenza per il video, no, si pensano delle licenze che possono funzionare su tutte le opere, tranne per il software. Lì l'ha sempre detto con una ragione tecnica, perché appunto le licenze software hanno bisogno di clausole che si occupano del codice sorgente, quindi devono stare in un po' in un mondo a sé. Invece per le banche dati la ragione giuridica, cioè le prime licenze di Creative Commons non funzionavano bene sulle banche dati, non è che non funzionavano a priori, potevano essere utilizzate, ma non funzionavano bene perché le banche dati in Europa sono tutelate in un modo diverso rispetto agli Stati Uniti. Cioè l'Unione Europea ha creato un diritto sulle banche di dati, che è chiamato diritto sui generis, che gli americani non hanno ancora oggi. E quindi, essendo Creative Commons un progetto americano, non avevano semplicemente, banalmente, non avevano percepito questa esigenza. Nella loro ottica, le licenze Creative Commons possono funzionare anche sulle banche dati, da loro. Ma visto che poi le licenze Creative Commons sono state portate in tutto il mondo, si sono accorti che in tutti i paesi dell'Unione Europea c'era questo problema, per cui se volevi utilizzarle per gli open data, per i dati, si scontravano con questo buco, cioè mancavano delle clausole che licenziassero correttamente il diritto sui generis per le banche dati. Comunque, queste sono le 6 licenze Creative Commons. 6 più una, perché? Perché oltre alle licenze vere e proprie, che sono queste qua, c'è la prima, che è una CC0, che è l'equivalente di quello che prima vi ho detto scherzando, del do what the fuck you want, cioè fai quel cavolo che vuoi, si fa con questo, cioè questo è un public domain, come vedete, cioè non è una vera licenza, è una dichiarazione di rilascio in pubblico dominio. Quindi li ho messi, come vedete, in ordine, dalla più libera alla più restrittiva. Quindi la scelta più open è sicuramente CC0, con
l'avvertenza che vi dicevo prima, quando voi lasciate in pubblico dominio, in teoria chiunque può prendersene e appropriarsene senza neanche avere l'obbligo di citarvi come fonte. Poi invece man mano scendiamo e abbiamo l'attribution share alike, che è quella di Wikipedia, che vi ho già citato prima, e poi arrivano, vedete, si aggiungono via via delle restrizioni non derivative, cioè non opere derivate, non commercial, share alike, non commercial share alike e non commercial non derivatives. Ok, quindi sono proprio in quest'ordine per creare questa sfumatura, vedete, 5 anni in realtà sono 6 sfumature di open, però mi veniva meglio la battuta, 6 sfumature di open tra due estremi, che sono quelli di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra presentazione, cioè o tutto sotto copyright, all rights reserved, oppure bisogna aspettare che scadano i diritti e quindi il pubblico dominio, nessun diritto riservato. Per avere alcuni diritti riservati devo far leva sulla scelta del titolare dei diritti che mi applica una licenza. Ok, quindi se voglio delle sfumature di grigio tra questo bianco e nero, lo devo fare attraverso l'applicazione di una licenza. E vedete che a seconda che siamo di qua, che utilizziamo ad esempio la più libera attribution, saremmo alla destra del nostro schema qua, quindi molto vicini al pubblico dominio. Se invece utilizziamo una attribution non commercial, no derivatives, che ha due clausole negative, siamo un pochettino di qua, verso il copyright. Ok? E come dicevo prima, per arrivare all'open data dobbiamo un po' conoscere questo, il meccanismo del licensing di dati, cioè il licensing di banche dati richiede alcune accortezze perché si tratta di opere particolari, cioè una banca dati non è sempre creativa come è creativo un brano musicale, come è creativo un film, una sceneggiatura o un romanzo. Perché? Perché le banche di dati sono per definizione spesso un'opera compilativa, cioè il lavoro non è tanto quello di creare, è quello di raccogliere e di organizzare, no? Quindi la banca dati richiede uno sforzo, non è tanto creativo ma è più compilativo, e infatti il diritto sui generis tutela l'investimento rilevante per aver fatto la banca dati, non tanto la creatività. E quindi, essendo tutelati in Europa con un diritto particolare, purtroppo le Creative Commons non funzionavano bene, e infatti nei primi progetti che hanno parlato di open data ci si è accorti che le Creative Commons non funzionavano bene. Allora, prima soluzione, un ente, una foundation del Regno Unito, quindi Unione Europea, l'epoca ancora, ha pensato di scrivere una licenza DOC, la Open Database License, chiamata ODBL. E il progetto OpenStreetMap, non so se lo conoscete, è un grande progetto di raccolta di dati geografici fantastico, ha scelto di utilizzare quella licenza, perché era quella che si prestava meglio a fare quel lavoro lì, perché erano dati geografici. Creative Commons, avendo percepito il problema e anche avendo un po' paura che la Open Database License le portasse via un po' di utenza, allora è corso ai ripari e hanno pensato la versione 4.0 affinché funzionasse anche in Europa sulle banche di dati. Quindi se adesso dovete rilasciarvi di Open Data, come abbiamo detto, come abbiamo già citato nell'intervento precedente, la soluzione migliore è rimanere comunque una Creative Commons. Ok, la Open Database License non è male, però crea dei problemi poi di compatibilità con altre licenze. La Creative Commons invece, se utilizziamo la 4.0, funziona tranquillamente anche per i dataset. Niente, io il mio excursus l'ho fatto, però mi piacerebbe che adesso ci fosse un po' di sono stato nei tempi, però volevo farvi vedere giusto se qualcuno di voi ha curiosità di approfondire, non ci sono portato qua, no, ce l'ho là, i miei libri, alcuni li ho portati a farvi vedere. Perché esistono anche cartacei, cioè li trovate a questi indirizzi, qua trovate la versione open, il PDF da scaricare, ma soprattutto questo è fresco di stampa, l'ha scritto un mio collega Carlo Chiana, che in questo mondo, in questo settore è un guru, io ho scritto solamente la postazione, lo trovate lì sotto, e questo è davvero completo e fatto molto bene, open source, software libero e altre libertà, ed è uscito a luglio, quindi pochi mesi fa. Confido che vi sia piaciuta la mia presentazione, quindi vogliate seguirmi e magari troverete anche già delle foto che ho fatto durante la presentazione di prima, e appunto sono a disposizione per altre domande o dibattito, aggiunte, critiche, quello che volete. Grazie. Anche le mie slide, come vedete, sono sotto licenza open.
oltre ad essere su SlashShare, sono già anche licenziate con l'attribution share alike. Posso fare una domanda? Il